Seconda parte del telegiornale oggi dedicata agli stati generali autoconvocati che hanno caratterizzato il fine settimana scorso con il confronto a Palazzo De Leoni. Ne parliamo soprattutto in riferimento alle prospettive con il nostro ospite che oggi è Massimiliano Curto, rappresentante di Sicilia Democratica. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. E allora, intanto partiamo dal perché di questi stati generali autoconvocati, voi li avete annunciati. Partiamo da un dato: le 13 sigle che Sì. già la scorsa estate hanno sottoscritto, firmato un documento di fuoco, tra virgolette, nei confronti dell'amministrazione Nell'ATM, comunale per sì. quanto riguarda la gestione dell'ATM. Questo documento ha messo assieme 13 sigle, tra le quali anche il movimento Reset di Alessandro Tinaglia, Tinaglia. ma Sicilia Democratica, anche altri partiti e associazioni. Dopo quel documento è nata l'esigenza di allargare il confronto anche su altri temi della Sì, città e sono nati gli stati gli stati generali. in Allora, generale. cosa è successo nello scorso fine settimana? Allora, partiamo dal presupposto che il 4 agosto abbiamo incontrato il prefetto, Sua Eccellenza Trotta, e abbiamo manifestato la volontà di appunto proclamare questi stati generali autoconvocati per uno stato di cose che è davanti agli occhi di tutti, c'è una politica che è latitante, problematiche su problematiche. E abbiamo ricevuto da Sua Eccellenza Trotta anche proprio l'invito ad andare avanti, a coinvolgere tutte le forze produttive, gli organi sindacali e professionali e via discorrendo sulla questione Messina. Quindi affrontando la problematica della città a 360 gradi, quindi emergenze, prospettive per il futuro, progettualità. E quindi abbiamo appunto fissato la data dell'11 e del 12 settembre con questi stati generali, alla quale sostanzialmente le 13 sigle hanno semplicemente voluto dare l'input, perché poi in realtà gli stati generali hanno visto gli ideatori, tutti quanti i partecipanti, circa 78-80 interventi e varie sigle. E abbiamo affrontato il problema Messina, quindi tutte le varie problematiche, le varie emergenze. E ne è venuto fuori, secondo me, un confronto molto, molto positivo e propositivo. Ecco, e a proposito del confronto, perché ognuno certamente ha detto la sua anche nell'ambito di rappresentanza, diciamo, gli ordini professionali, le associazioni, i movimenti, i sindacati. Volendo guardare oltre, finché questo momento non sia poi soltanto ricordato come l'ennesima passerella, perché questa Giusto, città è giusto. abituata purtroppo Sì. a interventi del genere, a passerelle, proposte, critiche, denunce, però manca il salto qualitativo. Allora, da Giusto. questi stati generali, qual è la prospettiva che nasce? Volendo lei dare un po', riassumere quella che è un'idea, un progetto, o meglio ancora, un modo di fare per questa Esatto. città alla luce delle criticità emerse? Esatto, infatti è proprio questo il ragionamento. La nostra volontà è quella di cambiare il modo di fare e il modo di agire, coinvolgendo ovviamente poi chi amministra la città, che materialmente la politica deve poi affrontare le varie problematiche. Premetto che entro il 16, cioè entro il prossimo mercoledì, tutti quanti i partecipanti potranno praticamente redigere un documento, quindi inviarla all'email degli stati generali, a completamento proprio degli stessi stati generali. Quindi verrà fuori sostanzialmente un documento organico che rimarrà agli atti, quindi sostanzialmente sarà un punto di partenza. Poi è evidente che da questo bisognerà prendere altre iniziative, che siano anche iniziative, sia ben chiaro, di carattere e di ordine politico. Ma quello che noi vogliamo è proprio instaurare un nuovo modo di agire in questa politica, in questa città. Se la politica da un certo punto di vista è sorda alle istanze della cittadinanza, allora proviamo a invertire la rotta, non partendo dal basso, perché non voglio parafrasare insomma, frasi di altri, però partendo appunto dalla cittadinanza e da quelle che sono le problematiche concrete. Ecco, voi volete partire dalla cittadinanza. Ha detto lei poco fa che verrà fuori un documento che riassume tutta l'opera e l'attività degli stati generali, però l'interlocutore comunque in questo momento è l'amministrazione comunale e quindi in questo caso l'amministrazione comunale è rappresentata da Renato Accorinti che in passato ha interpretato, perché così è arrivato a Palazzo Zanca, questo desiderio di cambiamento da parte della cittadinanza che un po' oggi
e anche il desiderio di cambiamento che le varie associazioni e movimenti che sono confrontate agli stati generali stanno cercando di interpretare. Quindi l'interlocutore in ogni caso resta l'amministrazione comunale. Come credete che in questo momento l'amministrazione a Corinti possa accogliere, ammesso che voglia accogliere, anche le proposte che arrivano da questo e dall'esperienza degli stati generali? Allora, facciamo un passo indietro. In realtà l'esperienza degli Stati Generali parte dall'idea che avevamo avuto lo scorso inverno di Messina anno zero. E allora noi in quel caso avevamo più o meno le stesse sigle che adesso hanno partecipato agli Stati Generali. Avevamo cercato di coinvolgere la Ecco, pubblica già allora amministrazione. l'amministrazione Fu pubblica presente, Corinti, fu ma ci presente. fu qualche polemica nella costruzione della piattaforma poi di a Messina anno zero? Purtroppo a Messina le polemiche sono facili perché se non fai è perché non fai, se fai è perché qualche recondito motivo. In realtà ricordo che in quell'occasione l'amministrazione fu presente con lo stesso sindaco e l'assessore Pino, solo che poi sostanzialmente da quel momento non c'è mai stato un confronto vero e proprio. Quindi a questo punto noi abbiamo proposto gli Stati Generali, andremo avanti seguendo l'iter che riterremo più opportuno e poi interesse della pubblica amministrazione, se vorrà darci un ascolto, ma il problema non è nostro, l'importante è che noi si sensibilizzi la città e si dimostri che in realtà questa città non è morta e non è ammorbata da una specie di cappa che rende tutto praticamente impossibile, anche lo stesso confronto. Quindi mi sembra di capire che comunque anche il giudizio nei confronti dell'operato di questa amministrazione è un giudizio negativo, perché forse quell'evento che lei citava poco fa di Messina anno zero segna anche un punto di rottura, perché c'è stato un avvicinamento, una Sì, disponibilità. Poi sicuramente. evidentemente è successo qualcosa perché l'amministrazione comunale ha fatto questo passo indietro, è rimasta un po' a guardare e non ha partecipato invece a quel confronto che la stessa in passato più volte ha auspicato, parlando di cambiamento di Messina dal basso. Io non posso rispondere per l'amministrazione, ovviamente, né voglio parlare male alla stessa perché dico sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, non ne vale la pena. La classe politica messinese, chi amministra direttamente e indirettamente Messina, sottolineo indirettamente, in realtà è una classe politica molto autoreferenziale, che a chiacchiere parla di confronto, ma che in realtà non lo vuole, semplicemente perché le contraddizioni della stessa amministrazione sarebbero tali e tante che effettivamente penso che per loro sarebbe molto difficile riuscire ad avere un confronto oggettivo e obiettivo. Ma davvero i fronti sono talmente tanti che, guardi, ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. Da un certo punto di vista capisco l'imbarazzo dell'amministrazione comunale, decisamente. In chiusura, Curto, qual è il passaggio che vi aspettate da questa amministrazione comunale? Un passaggio che possa far capire a tutte queste associazioni che hanno creato questo movimento, anche questo confronto e questo dibattito, un passaggio che possa far capire che questa amministrazione comunale vuole davvero cambiare la città. E non soltanto con quegli annunci che purtroppo hanno caratterizzato, secondo le opposizioni, ma anche secondo chi prima sosteneva a Corinti, hanno Infatti, caratterizzato un po' l'azione di questa tardivamente, giunta. devo dire. Un atto proprio che vi fa capire è possibile costruire, è possibile sincera, cambiare pagina. sono sincero con lei. Sono ormai oltre 2 anni che il professor Accorinti è sindaco di questa città. E io non credo proprio che ci sia da parte loro, da parte dell'amministrazione comunale, la volontà di trovare un punto di confronto. Comunque noi siamo aperti a questo, sanno comunque che la nostra disponibilità c'è, ma obiettivamente parlando non credo che ci siano i margini, proprio ripeto per l'incapacità che hanno gli altri di ascoltare. Ultima battuta, Prego. considerando le tante associazioni, i partiti che ci sono dietro questo Sì. progetto, a qualcuno viene sospetto che magari questa azione sia stata messa in campo perché ci sono altri interessi, interessi di visibilità, interessi di prossime candidature, interessi di ritagliarsi uno spazio anche in città. Come risponde? Allora, prendo spunto dalla questione ATM, no? Quando le famose 13 sigle hanno posto in essere un documento di critica sui numeri dell'ATM, che poi ripeto, non sono i numeri nostri, ma sono i numeri dell'azienda. Detto ciò, anche in quell'occasione c'è qualcuno in città ha detto che il buon architetto amico Alessandro Di Naglia era interessato alla poltrona di presidente dell'ATM.
Ora, se ciò significa che ogni volta che si vuole fare qualcosa c'è sempre un obiettivo recondito, no. È possibile anche che ci sia la volontà di spendersi per la propria città. Poi è chiaro che chi fa politica ha le proprie aspettative, questo è assolutamente scontato, però dico, il senso di servizio della politica che ormai in questa città si è completamente perso, in realtà può animare anche l'iniziativa di chi ha promosso gli stati generali. Sarebbe anzi direi opportuno. Benissimo, è stato molto chiaro. Ringraziamo Massimiliano Curto di Sicilia Democratica. Grazie a lei, Grazie. grazie a lei.